Le aree interne sono un luogo di attenzione straordinaria di questo governo, ma ovviamente partendo anche da un'analisi che non deve essere un'analisi impietosa, deve essere soltanto un'analisi serena. Le aree interne sono state oggetto di attenzioni e strategie che però non hanno prodotto straordinari risultati. Questo significa cancellare tutte le misure? Assolutamente no, significa semmai migliorare la performance di quelle misure e provare attraverso quelle misure a determinare condizioni di sviluppo da una parte, ma anche un elemento di attrazione per evitare lo spopolamento. Guardate, non mi preoccupo delle risorse e delle opportunità che arriveranno. Mi preoccupo e molto che i comuni, che i territori colgano al meglio questa occasione. È un'occasione non ripetibile. Il PNRR deve essere un'occasione propizia per rafforzare le infrastrutture, sia materiali che immateriali, perché un investitore straniero, italiano, non viene in queste zone se non sono zone attrezzate dal punto di vista appunto sia materiale che immateriale. E c'è bisogno di coesione sociale, visto che siamo una piccola provincia, c'è bisogno di una grande rete tra politica, imprenditoria e comuni, amministrazioni locali, quindi programmazione, infrastrutture e coesione sociale, oltre agli incentivi. Che cosa deve emergere dunque oggi da questo convegno? Ma sicuramente è sempre positivo che ci sia una discussione, ci si mette intorno al tavolo, è molto positivo la presenza di Paolo Russo che è consigliere politico della ministra Carfagna, poi abbiamo Gambacorta che è delegato per le aree interne della ministra Carfagna e c'è bisogno di una forte sinergia tra governo, regione e enti locali. I sindaci hanno inviato tutte le progettazioni alla provincia e insieme a noi adesso abbiamo anche predisposto una relazione che abbiamo già inviato al governo centrale, quindi sia Paolo Russo che viene stamattina, ma anche il ministro Carfagna, insomma tutti gli operatori che fanno parte anche della cabina di regia conoscono già tutto quello che noi abbiamo depositato, per cui le richieste infrastrutturali e di investimento noi le abbiamo fatte. Ora bisogna capire però, e questo convegno anche questo è interessante, è capire la strategia che noi dobbiamo usare, perché non è che basta le infrastrutture o i grossi investimenti, noi dobbiamo capire piuttosto quello che dobbiamo strategicamente realizzare per avere un'Irpinia sempre più importante, anche per avere collegamenti verso il Mediterraneo, perché altrimenti da qui noi non ci muoveremo mai.